Per una donna è ciò che completa, che dà luce. Sicuramente il gioiello rappresenta quasi sempre anche un momento particolare della propria vita, un regalo importante, il fermare dei momenti importanti della propria esistenza con un oggetto che sia realmente prezioso, non solo per quello che è il gioiello, ma per quello che rappresenta. Incredibile, bellissimo. Molto molto bella. Poi dobbiamo ancora guardare bene tutto perché c'è tantissima gente, quindi non abbiamo guardato il negozio e ci piacerebbe guardarlo dopo con calma, con più tranquillità. Noi siamo semplici, siamo luminose, siamo vere, quindi un gioiello deve essere questo. È una cosa molto semplice come questa la posso indossare sempre, non cose eccessive, ecco. Io credo che la donna deve essere sempre fine con un gioiello delicato. Con questa scollatura? Grazie mille. E di solito uso cose molto più semplici, però nelle serate eccetera mi piace usare anelli un po' più osè diciamo. Esatto. Bella letterina, papà. Non l'ha scritto ancora, però c'ho mio nipote che è piccolino e sarà la prima lettera, anche se non sa scrivere, quindi mi metterò con lui a farla. Però vabbè, io chiedo sempre il bene per la mia famiglia, salute. Come dico sempre, non sono amante dei diamanti, per fortuna, almeno per il mio fidanzato, però sì, è bellissima, non si può dire di no, è super elegante, quindi niente da dire, cioè aggiungere che è bellissima veramente. Carione è diventata colonna sonora dello spot Alfieri San Giorno e poi ha avuto un exploit di successo. Te l'aspettavi? Allora, non me l'aspettavo, ho anche fatto disco d'oro con questa canzone, sono davvero felice che abbiate scelto questa canzone come colonna sonora. Sarò felicissimo di proporvi un secondo pezzo, sarò onorato.